Per il video di oggi mi devo inchinare alle richieste della community degli MTIers, quindi con ben 83% di richieste si va con 7 film da recuperare assolutamente. Partiamo! Incredibilmente e inaspettatamente YouTube mi ha già attivato la funzione di community, quindi ora, oltre ai video, posso inondarvi di sondaggi, immagini e testi, tutti dedicati a questo canale. Quindi mettete un bel mi piace per congratularvi con me, mi raccomando. Non voglio poi pensare che il video come fare i big money su YouTube abbia influito in qualche modo, sarà stato certo un caso, ma sicuramente è stata una bella novità da sfruttare per tenervi aggiornati sulle uscite e recensioni. Ora però non gasiamoci troppo, perché non ha molto senso, e partiamo con questa lista di 7 film assolutamente da recuperare. Parto con l'unica scelta che ho fatto sulla piattaforma di Disney Plus. In fin dei conti, proprio il video precedente era su Idiocracy, presente su quella piattaforma. Quindi non sto facendo alcun torto alla casa del topo. La prima scelta ricade su 28 giorni dopo, un grandissimo classico sugli zombie ma incredibilmente ben fatto e che sovrasta gli altri del genere proprio perché è impostato molto diversamente dal solito. Intanto gli zombie corrono, cosa che difficilmente prima si era vista, e l'inizio è un risveglio in ospedale da un coma 28 giorni dopo l'inizio di una mutazione dettata da un virus iniettato ad uno scimpanzé e liberato da attivisti. Insomma, con questo film, tutta ansia, corse e rincorse, Danny Boyle ci regala una delle sue migliori opere, un film del 2002 a cui in tantissimi si sono ispirati e alcuni proprio hanno copiato, come The Walking Dead, che inizia esattamente allo stesso modo. Godetevi questo film zombie movie e che ad Halloween ci sta e come! Passo ora a Prime Video con ben due scelte cinematografiche agli antipodi. La prima è il classico dei classici di cappa e spada, I Sette Samurai di Akira Kurosawa. No, ma guardate, solo a pronunciare I Sette Samurai e Akira Kurosawa mi fa venire la pelle d'oca. Questo è il film dei film del genere per eccellenza. Quasi 3 ore di un film impegnatissimo con bellissimi combattimenti e una profondità di personaggi e intensità della storia che ha generato copie per tutti i tipi, soprattutto nel cinema americano, vedasi Magnifici 7, storia identica. Questo film del 54 narra di un gruppo di 7 Ronin e altri combattenti tenuti ai margini della società che per soldi decidono di difendere un villaggio dall'arrivo di banditi alla fine del raccolto della stagione successiva. Film assolutamente intenso, con regia e inquadrature mozzafiato, che per 3 ore e 27 minuti nella sua lunghezza originale ci presenta probabilmente il miglior Toshiro Mifune di sempre, icona dei samurai. Ora avrei voluto parlarvi di Lost in Translation, sempre presente su Prime, ma ho pensato di alleggerire un minimo presentandovi The Ramen Girl, un film romantico, divertente ma allo stesso tempo anche molto triste, con una compianta Brittany Murphy in una delle sue ultime pellicole. La nostra protagonista si trasferisce a Tokyo per seguire il suo fidanzato. Senza sapere la lingua e niente di usi e costumi, si trova ben presto scaricata e decide così di buttarsi anima e corpo nell'imparare a fare il ramen da proprietario del ristorante vicino a casa. Un film di crescita che racchiude per me anche un'anima di un Giappone che sta sempre più sparendo. Sicuramente è il più debole della lista di questi film, ma non sottovalutatelo così tanto, mi raccomando. Ora è il momento di andare sulla grande N con due film molto particolari. Il primo è District 9 di Neil Blomkamp, regista molto impegnato nel sociale che con questa pellicola ha dato sicuramente il meglio di sé. Una storia di accettazione del diverso che questa volta si presenta sotto forma di alieni abbastanza stupidi e rinco, che per una volta arrivano in Sudafrica, a Johannesburg, nei primi anni 80. Gli alieni vengono ghettizzati
ambientati in quartieri che ricordano molto l'apartheid e nel 2010, anno di svolgimento della storia, viene deciso di delocalizzarli altrove per nasconderli, diciamo così, dalla popolazione. Durante questo spostamento il nostro capo squadra, ripreso dalle telecamere ed è del tutto incapace, si spruzza un liquido mutageno che lentamente lo farà diventare un alieno. Una storia piena di azione, profonda, ma raccontata in maniera simpatica e ironica, che è stata pure nominata a 4 premi Oscar. Che altro volete di più? Rimango sempre in ambito fantascientifico con una produzione di Netflix che all'epoca mi ha stupito e che in pochi conoscono probabilmente. Si tratta di Spectral, un film del 2016 che non è certo il migliore tra questi, ma che può regalarvi tante soddisfazioni nella visione se vi piace il genere. Siamo in Moldavia, dove l'esercito degli USA è intervenuto per sedare una guerra civile. Strano a dirsi, ogni tanto interviene anche se non c'è il petrolio di mezzo. In questo caso però scompare una squadra durante una ricerca e viene incaricata a un'altra squadra di andare a capire cosa sia successo e perché si siano rivelati strani segnali. Questa squadra della Delta Force si troverà ad avere a che fare proprio con degli spettri. Ma sono veramente degli spettri o cosa? Come si può fermare il tutto nel bel mezzo di una guerra civile? Poi, film esagerato e fracassone che però merita una visione, anche perché a distanza di anni ancora me lo ricordo e non è poco, visto che non so che cosa ho visto ieri in streaming a momenti. Apro adesso una parentesi sull'attore comico, regista e produttore Takeshi Kitano. Si tratta di uno dei personaggi più poliedrici del cinema giapponese, conosciuto molto anche all'estero. Per cosa è conosciuto? Intanto per il grandioso Takeshi Castle e poi per i suoi film incredibili sulla malavita e la corruzione giapponese. Un regista e attore che ha segnato una generazione intera, a cui dobbiamo i generi sulla Yakuza e soprattutto ancora oggi in tantissimi modi. Sappiate che in Squid Game si intravede molto di Kitano, ma anche in tantissimi altri film asiatici sulla malavita. Ecco perché questi ultimi due film sono dedicati proprio a lui. Takeshi Kitano, attore e regista, praticamente sconosciuto alle nuove generazioni. Il primo film di Kitano che voglio presentarvi è su 4vid e si tratta di Violent Cop, pellicola dell'89 che parla di un ispettore di polizia giapponese violento e sociopatico che non esita ad andare sopra i limiti per ottenere risposte. Viene per lo più tollerato, ma quando il suo collega, probabilmente l'unico con cui aveva un rapporto non conflittuale, viene ucciso perché spaccia droga e la sua sorellina viene rapita e stuprata, perde le staffe e decide che sarà lui a farsi giustizia, inseguendo fino all'ultimo tutti i coinvolti. Inutile dire che il livello di feroce violenza del film è elevatissimo, però è una pellicola che racchiude tutta l'anima di un Giappone, di Kitano della prima regia e ruolo drammatico e di un genere forte, quasi splatter, che invita almeno ad una visione. Racchiude tantissimo e probabilmente lo finirete che avrete il fiatone. Il secondo film di Kitano, sempre presente a catalogo 4vid, è Boiling Point. Siamo finalmente a parlare di Yakuza con questa storia incentrata su di un ragazzo sempliciotto che ama il baseball e trova da dire durante una partita con un membro della Yakuza. Da quel momento sarà una spirale lenta verso l'oblio tra morti, boss pazzoidi e una vendetta che unisce tanti punti della cultura giapponese o dell'idea che si ha di essa. Un film particolare e sicuramente non adatto a tutti, che potrebbero vederlo come troppo surreale o insensato. Per me però va visto. Io poi ho anche il DVD, ma la mia libreria ancora non lo ha fatto apparire, quindi... Siamo praticamente alla fine, ma c'è ancora un minimo di spazio per parlare di Rai Play. Prima però, come sempre, mettete un bel mi piace, iscrivetevi a codesto canale, attivate la campanellina e partecipate alla discussione con commenti su questi o altri film per voi da recuperare assolutamente. Non dimenticatevi poi di condividere questo video con i vostri amici per far recuperare anche a loro qualcosa di questa lista. Ora due parole su Rai Play. Ho deciso di non proporvi nulla da quella piattaforma solo perché la Rai sta avanzando l'idea
l'idea di chiedere un canone a tutti i possessori, anche di telefonino, PC e via così. Sapevo che saremmo arrivati prima o poi a questo punto e la mia risposta è una soltanto. Visto le banalità che producete da anni, irrise da una serie pure come Boris, direi che è ora che blocchiate tutto e facciate pagare un abbonamento solo a chi è veramente interessato. Pensate alla qualità e non al clientelismo e per informazione di stato un canale probabilmente basta e avanza. Noi ci si vede in live oppure, se non collasso sul divano, nei prossimi video sulle anticipazioni di novembre. Alla prossima MTIers, ciao!